Don Martino è proprio una sorpresa, lo scopriamo inesauribile, instancabile, sempre al lavoro. E infatti, ecco un nuovo libro. Come mai un libro sul vescovo, il vescovo Speranza, il vescovo Roccia? Vescovo Roccia, perché è stato un vescovo qui, proprio della nostra zona, nato a Piario, e poi diciamo è vissuto proprio per tanti anni anche come sacerdote nell'ambiente di Clusone. Lui ha studiato al Collegio Municipale di Clusone con il sacerdote di Ardesio, Don Antonio Riccardi. E questo vescovo è stato al centro durante il risorgimento come il Papa Pio, il Beato Pio IX. Lui ha cercato proprio di seguire le orme del Beato Pio IX. Se il Beato Pio IX si fosse gettato nel pozzo, lui sarebbe andato nel pozzo. È un modo, diciamo, assurdo di presentarlo. Ma lui, dove c'era il bene della Chiesa da difendere, lo Speranza era pronto a tutto. E lo sappiamo bene quello che è avvenuto nel settembre del 1859, quando purtroppo i massoni, gli anticlericali, sono andati in episcopio, lo hanno aggredito letteralmente, lo hanno schiaffeggiato. E questo è stato, diciamo, l'unico vescovo di Bergamo che è stato martirizzato in vita, sotto tutti gli aspetti, ma lui ha sempre camminato sulla sua strada. La strada della fortezza, domani è la festa della Pentecoste e gli apostoli sono stati presi dentro a questo fuoco della fortezza, perché sono entrati nel cenacolo impauriti, sono usciti che erano veramente dei santi che andavano a predicare il Vangelo. Vescovo Speranza Roccia, perché lui stesso nei momenti difficili della sua vita si è paragonato alle rocce, alle montagne che sovrastano il suo paese. Abbiamo il Coca, abbiamo il Redorta, abbiamo lo Scais e poi quello che vedi rappresentato lì sulla copertina del libro c'è la Presolana come sfondo e lo sai bene. Che quella figura dello Speranza è lo Speranza che è stato, diciamo, immortalato dal clusonese Antonio Brighenti. Quindi vedi, guarda che meraviglia. Io sono contento perché quel libro lì non l'ho fatto tutto da solo. Mi ha aiutato un giovane per fare questa specie di fotomontaggio di copertina. Perché è nient'altro. Quindi ho lavorato, ho tribulato, ci è voluto un anno e mezzo, due, e adesso sono ben felice, prima di morire, di presentare questo volume del nostro vescovo vero bergamasco, come diceva il vescovo Amadei, che era innamorato del vescovo Speranza, e lì troverai anche il giudizio del vescovo Amadei. Verrà presentato il 4 giugno a Piario, paese natale, però, che è dove lui è nato, ma verrà adesso in anteprima, diciamo, lanciato qui nella nostra zona fin da domani a Clusone.